grande medaglia d'oro, Università degli Studi di Milano. La sua storia si intreccia a doppio filo con quella della città in cui fa crescere una comunità che oggi conta 60.000 studenti e studentesse. Nata dall'impegno appassionato e lungimirante di Luigi Mangiagalli, sindaco di Milano e primo rettore, riceve il forte sostegno della classe dirigente cittadina, a testimonianza dello stretto legame che lo sviluppo di scienza e cultura ha con il progresso di Milano e del paese. Attraversa un secolo le leggi razziali e la resistenza, vantando il celebre rifiuto di giurare fedeltà allo Stato fascista da parte del professor Piero Martinetti. Radici antiche e sguardo proiettato al futuro, a 100 anni dalla fondazione posa la prima pietra del nuovo campus scientifico nell'area di Mind. Qui, celebrando la tradizione architettonica dell'antica sede Tagranda, valorizza il legame con la sua identità storica all'interno di un polo innovativo di sperimentazione e contaminazione dei saperi. Ritira il rettore Elio Franzini, accompagnato da Roberto Conte, Elia Montani, Elisabetta Giampaoli. Per noi è un grandissimo onore per i nostri 100 anni. Speriamo di ricevere un'altra tra altri 100. È veramente un grande onore che questa città ha voluto dare al più grande Ateneo del territorio.